Non dimentichiamoci che noi qui abbiamo davanti un'opera d'arte straordinaria, fra le più importanti della storia dell'arte. Fare una serie di indagini nuove, moderne, diciamo soprattutto, a un'opera come questa era veramente doveroso. La ricerca è essenzialmente un lavoro di equipe, ragion per cui nessuno con una singola indagine, sia quella radiografica, sia quella riflettografica, sia l'analisi sui pigmenti, può presumere di ottenere delle risposte. Le risposte vanno incrociate fra di loro. Ogni indagine è finalizzata a rispondere a piccoli frammenti di verità e soltanto poi riuscire a ricucirli insieme può fare compiere quel piccolo passo in avanti. La diagnostica scientifica è nata alla fine del Settecento e c'era la collaborazione tra storici e eruditi e chimici, nel senso che erano gli storici, gli eruditi che chiedevano agli scienziati di dargli delle risposte su certi quesiti e di tecnica esecutiva e di datazione e di conservazione. Ecco, questa è la base della diagnostica moderna e gli italiani sono stati tra i primi in questo campo. Io penso che la scienza, tutto sommato, non debba dare certezze assolute, perché è un errore un po' così, come posso dire, ingenuo che facciamo, pensando che la scienza deve risolvere tutti i problemi, anche nel campo della storia dell'arte. In verità la scienza non risolve tutti i problemi, in genere ne crea di più di quelli che risolve, e crea nuove incertezze, che però sono stimolanti, perché ci dicono, allora, qui c'è una discrepanza tra i due pensieri, allora andiamo avanti però assieme a cercare di colmare questa discrepanza. Naturalmente si sono aperte proprio le porte a tutti i dubbi di questo mondo, nel senso che i dati sono veramente tanti e la loro interpretazione non è facile. L'intervento conservativo attuato sul Polittico della Misericordia è scaturito da esigenze di manutenzione dovute a diversi ordini di problemi. Il primo problema da risolvere era di carattere strutturale. Le tavole, specialmente le quattro dell'ordine superiore, presentavano evidenti segni di cedimento dovuti a un distacco dalla struttura di assemblaggio. Altro problema era costituito dall'attacco degli insetti xilofagi, a cui si è fatto fronte mettendo a punto un intervento in atmosfera modificata. Thank you.
L'opera è stata inserita in una bolla per 3 settimane e da questa è stato estratto l'ossigeno, sostituendolo con l'azoto per non creare decompressioni. È stata così effettuata una disinfestazione completa, seguita poi dall'applicazione, sul retro del supporto, di una sostanza repellente per gli insetti xilofagi. Le analisi tecniche condotte dall'opificio hanno dato conto di questa diversità dell'uso dell'oro in Piero della Francesca rispetto ai suoi contemporanei, ad esempio a Matteo Di Giovanni, altro pittore biturgense che finisce il politico di San Giovanni in Valdafra. È un oro che tende a diventare veramente un piano luminoso, uno spazio luminoso, perché è un oro che, non essendo mai lavorato, mai punzonato, non acquista mai un valore di lastra bidimensionale, ma veramente ha, anche per contrasto con questi colori profondi e plastici, queste ombre colorate, ha un significato luminoso molto molto forte. Quello che lui interessa è l'emergenza attraverso questi colori, ma soprattutto attraverso la luce dei corpi dallo spazio. Il Politico della Misericordia è particolarmente interessante anche perché è un'opera realizzata con un fondo oro, che Piero utilizza in un senso moderno. Non è più un impianto decorativo, forse lo era per i committenti, ma Piero ha questa capacità di utilizzare questo fondo come se fosse un bagno di luce, dentro cui lui immerge queste figure. E queste figure danno conto proprio della loro emergenza della luce attraverso tutta una serie di piccolissimi espedienti straordinari. Per esempio, il manto della Madonna è tutto foderato di pelliccia, però se andiamo ad un ingrandimento possiamo vedere che alcuni di questi bordi, dalla parte dove c'è la luce, fanno vedere tutti i singoli peluzzi di questa pelliccia che vanno a stagliarsi contro questo fondo oro. Quindi è come se il fondo oro riflettesse la luce, fosse un grande catino di luce che dal retro anche illumina la figura. E quindi ci fa vedere tutti questi minuzia di particolari.